Ben ritrovati, è sicuramente un'estate difficile per tante famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, ci sono polemiche per la cancellazione del reddito di cittadinanza, c'è il caos soprattutto a Napoli per la distribuzione delle social card. Insomma, parliamo oggi di lotta alla povertà, lo facciamo con Antonio Mattone che è portavoce della comunità di Sant'Egidio, da sempre al fianco dei più deboli. Grazie Antonio per la tua disponibilità. Grazie direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, partirei da queste immagini che hanno destato forte impressione, quelle di Napoli con le persone in fila sotto il sole per ritirare la social card, è stata definita in qualche modo la fila della miseria. Ecco, che segnale è stato questo secondo te? Beh, sì, ha fatto abbastanza impressione vedere queste persone accalcate per 382,50 € una tantum. Cioè che corrisponde a un caffè al giorno per un anno, quindi una cifra molto irrisoria. Poi forse sicuramente si poteva organizzare meglio in una strada più grande, magari facendo delle prenotazioni. Cioè queste immagini danno l'idea della miseria latente dei tanti che non stanno in difficoltà, insomma, e sono italiani e stranieri. Ecco, come dicevo in apertura, la cancellazione del reddito di cittadinanza sta creando situazioni drammatiche. Si è registrato un caso proprio a Baronissi dove una donna ha perso il reddito, ha tentato il suicidio. Che cosa dobbiamo aspettarci, Antonio, secondo te? Insomma, la platea dei nuovi poveri è destinata ad allargarsi a questo punto? Sicuramente, ora il reddito di cittadinanza ha avuto il pregio di essere un paracadute durante il periodo del Covid, dove tanti non lavoravano più e non avrebbero saputo come andare avanti. Magari sulle politiche attive potremmo dire che in questo senso è stato un fallimento, però cancellare così di punto in bianco sicuramente genererà problemi. Io so, per esempio, di un caso di una serie di persone che con reddito pagavano l'affitto e adesso non sanno più come fare. Poi tra l'altro adesso ci sarà anche c'è anche l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità che mette in difficoltà tanti. Quindi ci aspettiamo un autunno complicato soprattutto per queste persone più fragili economicamente. Ecco, purtroppo aumentano anche le persone che fanno ricorso alla mensa dei poveri. Dal vostro osservatorio, qual è la situazione soprattutto nella città di Napoli? Sì, sono arrivati, mi sembra, a 600 pasti al giorno alla mensa del Carmine e noi lo vediamo anche quando, durante le distribuzioni che facciamo senza fissa dimora, arrivano tante persone che magari hanno una casa ma non riescono a mettere il piatto a tavola. E poi vorrei aprire una piccola parentesi sugli anziani, che sono i poveri invisibili, perché stanno chiusi nelle case o negli ospizi e bisogna dire che sono diminuiti i servizi per gli anziani a Napoli in particolare. Non ci sono più, ad esempio, i boni della solidarietà che aiutavano gli anziani in certe spese, non ci sono l'estate, i soggiorni estivi, l'estate, quindi una situazione difficile per anziani che sono il 20% della popolazione, ma che saranno sempre di più. La comunità di Sant'Egidio, come dicevo, come sottolineavo in apertura, è sempre al fianco dei più deboli. Che estate è stata per voi? Insomma, quali iniziative avete messo in campo soprattutto per aiutare gli ultimi, della nostra società? Sì, è stata un'estate di solidarietà. Ci sono stati soggiorni estivi con i disabili ad Albano Laziale, nel Cilento, così come per gli anziani. Poi ci sono aumentate le visite agli anziani a casa oppure negli istituti. Abbiamo fatto delle feste, focomerate per i senza fissa dimora e poi abbiamo incrementato le distribuzioni alle persone che vivono per strada, oltre 1.000 a settimana. Ecco, come comunità di Sant'Egidio siete impegnati anche nei penitenziari, tra sovraffollamento, carenze e violenze. Purtroppo gli episodi continuano a registrarsi, l'ultimo nel penitenziario di Avellino. Il sistema penitenziario in Campania è ormai al collasso, come si dovrebbe intervenire? Sì, i problemi sono sempre gli stessi, così come le ricette sono sempre quelle. Bisogna ridurre il sovraffollamento. Oggi in Italia ci sono circa 10.000 detenuti in più della carenza
regolamentare. Poi bisogna aumentare il personale, non solo gli agenti di polizia penitenziaria, ma anche gli educatori, gli psicologi, gli assistenti sociali, perché poi i detenuti vanno riaccompagnati in un percorso di reinserimento. E poi bisogna incrementare il lavoro, perché il lavoro è la chiave che permette a tanti di uscire dalla malavita, trovare un lavoro. Ecco, tutto questo però non avviene di punto in bianco, per questo sono molto importanti le misure alternative che gradualmente fanno sì che le persone escono dal carcere non di punta in bianco e possano così ricostruire una vita, ristabilire relazioni e proseguire. Ecco, per quanto accaduto negli ultimi tempi, purtroppo dobbiamo ribadire che si continua a morire dietro le sbarre. Tu hai detto recentemente, ogni morto è una sfida alla nostra indifferenza. Ecco, in che senso? L'anno scorso ci sono stati 85 suicidi nelle carceri, che è il record dell'Italia repubblicana. Quest'anno siamo già arrivati a 45. E ha fatto impressione il suicidio di due donne, una si è lasciata morire di fame, due suicidi avvenuti a distanza di poche ore nello stesso carcere a Torino. Io credo che il discorso della qualità della vita all'interno delle carceri è un discorso di grande importanza. Ci succede in genere quando si entra, perché non si regge alla carcerazione, soprattutto da parte di chi entra per la prima volta, ma anche quando si esce, perché la mancanza di prospettive genera sfiducia e frustrazione. Quindi bisogna intervenire perché in carcere non si muoia più. Ecco, c'è anche un'altra emergenza dal punto di vista sociale che sta caratterizzando la nostra estate, mi riferisco alla questione migranti, le strutture ormai sono praticamente al collasso e le associazioni, chiaramente soprattutto quelle di volontariato, non riescono più ad affrontare la situazione. Ecco, qual è la tua analisi su questa problematica? Ecco, tu hai usato la parola emergenza, ma io non credo che si tratti di un'emergenza. L'immigrazione è un fatto strutturale che tante volte è stata usata come spot elettorale. Dobbiamo renderci conto che non si può fermare chi scappa da guerre e miseria. E poi che il decreto Cutro ha reso più complicata la permanenza e l'accompagnamento in Italia dei migranti. E questo ha prodotto un effetto, cioè quella di trovarci in giro per strada gente sbandata che per campare in qualche modo si è messa in situazioni di illegalità, anche in carcere, incontro tanti migranti che per piccoli reati stanno dentro. E poi c'è un aumento della malattia mentale. Immaginiamo subire tante violenze, scappare da casa, soprattutto per i giovani. C'è chi non regge questo e quindi c'è insomma, c'è da fare molto, bisogna riconsiderare questo tema. Voglio anche ricordare che oggi pomeriggio a Villa Viterno ricorderemo Gerry Maslow, migrante che conoscevamo e che morì nell'estate del 1989 durante una rapina. Quindi ricorderemo Gerry e tutti quelli che sono morti appunto per cercare lavoro venendo in Italia. Ecco, intanto rispetto all'ultimo sbarco che si è registrato a Salerno, ci sono queste nuove normative che bloccano e multano le navi che effettuano questi salvataggi nel Mediterraneo. Secondo il centro-sinistra, insomma, questo governo ha istituito il reato di solidarietà. Ecco, che cosa ne pensi, insomma, qual è la tua valutazione? Sì, io non farei un discorso di centro-sinistra o di centro-destra, perché anche quando c'era la sinistra al governo, i decreti di Minniti, secondo me, avevano dei problemi, quindi non si tratta di questo. Sicuramente è abbastanza curioso che qualche giorno fa è stato permesso alle navi delle ONG di fare molti salvataggi, questo è un po' il cuore del problema. Invece, secondo il decreto Cutro, dopo il primo salvataggio, la nave delle ONG deve andare nel porto che è stato assegnato. Quindi se incontra per strada dei migranti, per strada, in mare dei migranti, poi deve proseguire dritto. Questo è assolutamente sbagliato, poi
perché la legge del mare impone di salvare le vite umane. E anche tutto il discorso, diciamo, che si è fatto in questi giorni con la Tunisia, cioè dare soldi per mettere sbocchi finanziari in cambio del blocco delle migrazioni, non ha funzionato, non può funzionare. I migranti sono arrivati lo stesso. Qui il problema è veramente aiutare le persone nel paese di origine. Pensiamo a quello che è successo a Lampedusa nel 2013, naufragio che causò centinaia di morti. Da allora non è stato fatto nessun piano serio per poter aiutare questi paesi in difficoltà. Certo, purtroppo la situazione continua a peggiorare a quanto pare. Per chiudere, Antonio, questa nostra intervista, tutti ipotizzano un autunno caldo, soprattutto chiaramente dal punto di vista sociale. Cosa deve cambiare, a tuo giudizio, anche per quanto riguarda l'impegno di comuni e istituzioni proprio rispetto alle politiche sociali sul territorio? Sì, io penso non si può far finta di niente. Indubbiamente la situazione è complessa e le ricette non sono facili. Prima parlavo degli anziani, adesso aspettiamo i decreti della legge 33, l'assistenza che cambierà, speriamo, il modo di assistere gli anziani. Bisogna costruire modelli di welfare alternativi, per esempio tutto il discorso dell'assistenza agli anziani, fatta con un monitoraggio attivo che prevenga le situazioni di disagio. Cioè, noi dobbiamo considerare che le nostre città, Napoli, di cui si è tanto parlato per il turismo, non può essere attenzionata solo per l'aiuto che si dà, il benvenuto che si dà ai turisti, ma bisogna pensare sui cittadini deboli. Una città civile, una città moderna, si vede anche e soprattutto da questo. Certo, staremo a vedere. Intanto grazie Antonio Mattone, portavoce della comunità di Sant'Egidio, per questa intervista. Buona giornata. Buona giornata, direttore, grazie a tutti. Grazie. Allora abbiamo concluso, abbiamo discusso della lotta alla povertà a Napoli e in Campania. Io ringrazio in regia Aldo Fenizia, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.